via, via da queste sponde. Dall'esperienza di Angelo Previtere e dalla voce di Fabio Cinti nasce Over and Over Again, concerto dedicato a Franco Battiato, un viaggio nella sua musica che farà tappa l'8 ottobre a Palermo al Teatro Biondo. E gli orizzonti perduti non ritornano mai. Pensavi che si fosse chiuso un capitolo della tua vita con la morte di Franco Battiato e invece se ne è aperto un altro meraviglioso dove porti in giro il suo ricordo e la sua musica. La sua assenza fisica è notevole. È notevole. Avevamo ancora, io avevo anche accennato a Franco perché l'anno scorso sono stati i 40 anni della pubblicazione La Voce del Padrone e volevo portare anche in giro un po' la Voce del Padrone con questo riadattamento che aveva fatto anche Fabio Cinti. Poi purtroppo Franco maggio scorso è scomparso, non volevo fare più nulla. Tutte le persone a me vicine e anche la famiglia hanno assolutamente, tra virgolette, ordinato di continuare quello che ci ho dato la mia assoluta quotidianità con Franco per oltre 30 anni, di portare avanti tutto ciò che lui mi ha insegnato. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E quindi è quello che stiamo facendo, che portiamo avanti questo concerto con diversi contributi di artisti e amici come Renato Zero, Vincenzo Mollica, che ci hanno voluto regalare, omaggiare di un pensiero affettuoso che verrà proiettato durante il concerto. Tra l'altro poi durante il concerto si ascolterà anche la voce di Franco diverse volte, perché Franco era anche una persona molto ironica, quindi racconterà aneddoti, quindi non è solo musica ma anche arricchito da preziosi contributi. A parte questo concerto che stai portando in giro in tutta Italia, tu da anni curi la trascrizione della produzione musicale di Franco Battiato. Non dimentichiamo che Franco ha scritto oltre un oceano di brani, ma ben 5 opere liriche, quindi tutto curato, la trascrizione per orchestra di tutto ciò che erano gli arrangiamenti di Franco, tutti trascritti per i vari musicisti e l'orchestra. Mare, 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 voglio annegare, portami lontano a naufragare. Sei stato tastierista e programmatore di Franco Battiato per oltre 30 anni, l'hai conosciuto veramente da ragazzino piccolissimo e saranno state tantissime le cose che avete condiviso insieme, le cose che hai imparato. E ti ricordi una cosa in particolare che è sempre in testa? Ma io ci tengo a precisare che con Franco era il vivere quotidiano, quindi proprio la parte professionale era la ciliegina sulla torta, poi i concerti, i tour in tutto il mondo, ma facevamo qualsiasi cosa da andare a comprare la spesa o andare a prendere una granita da una parte, mentre lavoravamo in studio, dice Angelino andiamo, e quindi uscire, quindi era proprio la vita quotidiana, anche perché le nostre case, diciamo, un quarto d'ora di strada, quindi abbastanza vicino.